15 interventi dell'ASET in poco più di un anno, spesso nello stesso punto, per la rottura delle tubature dell'acqua che lasciano gli abitanti di alcune zone di Fano a bocca asciutta per intere mattinate, oltre a causare numerosi disagi come garage e seminterrati allagati. L'ultimo episodio oggi in via Boccioni. Adesso, nel giro di una settimana, rieccoci. Ci stiamo abituando purtroppo a non avere l'acqua la mattina. Stamattina ci siamo alzati e abbiamo visto che aveva piovuto durante la notte, quindi l'asfalto tutto bagnato e avevamo pensato fosse l'acqua piovana. Poi abbiamo visto che era troppa l'acqua sulla strada, marrone, strana. Abbiamo guardato e alle 8:30 abbiamo richiamato l'ASET. E i disagi non finiscono a lavori ultimati, infatti dopo il ripristino del servizio è impossibile usare l'acqua sia per l'odore sgradevole che per il colore scuro, segni probabilmente di uno spurgo delle condutture eseguito male. Io apro il rubinetto, viene l'acqua marrone, non posso prenderla per cucinare, non posso mandare la lavatrice, la lavastoviglie e poi mi si rovinano tutti gli elettrodomestici. Quando riapro l'acqua dei rubinetti viene fuori a scatti marrone per un bel pezzo, forse sarà che sono la prima casa dopo la tubatura, io non lo so, però io risento molto del ripristino dell'acqua, quando finiscono i lavori non è che finisce tutto, per me comincia mezza giornata che non uso l'acqua lo stesso, è marrone.